pochi minuti da Piazza San Marco, in prossimità dei principali musei e delle migliori boutique di moda, nel quartiere più trendy e vivace di Venezia, e in una posizione invidiabile sul Canal Grande, sorge l'hotel Casa Gredo, il nuovo albergo 5 stelle lusso. Edificato per conto dei Morosini, nota famiglia patrizia veneziana, intorno alla metà del 1600 diventa di proprietà dei Sagredo, ricchi commercianti di legname e allora una delle più potenti famiglie veneziane. La struttura del palazzo rimanda a quelle tipiche del 300. Oggi, alla corte che un tempo accoglieva il via vai dei mercanti lungo il Canal Grande, corrisponde la hall dell'albergo. I lavori di ristrutturazione che hanno trasformato il palazzo in hotel e il recupero delle opere d'arte custodite a Casa Gredo hanno avuto inizio nel 2001 e sono stati completati nel 2006. Attualmente l'albergo dispone di circa una quarantina di stanze, tra cui una decina di suite, alcune davvero peculiari. Passando dalla hall allo scalone, progettato dall'architetto Andrea Tirali su commissione di Gerardo Sagredo verso il 1730, due putti in marmo di Francesco Bertos accolgono l'ospite con la dolcezza della loro espressione. Ma poi basta sollevare la testa per lasciarsi avvolgere dall'energia del grandioso affresco firmato Pietro Longhi e datato 1734. L'opera copre il soffitto e scende fino a metà delle pareti e rappresenta la caduta dei giganti, abbattuti da Giove che appare in alto, armato di fulmini. Salendo al primo piano, il portego, il lungo salone che unisce la facciata col retro, arricchito di tre lampadari di Murano, che si affaccia sul Canal Grande. Alle pareti le grandi tele paesaggistiche di Andrea Urbani, con scene di caccia e rovine. All'estremità un'esafora sormontata da quattro quadrilobi, da cui filtra la luce della laguna, creando un'atmosfera suggestiva. A destra del portego, affacciata sul Canal Grande, la suite della biblioteca, classificata come monumento nazionale. Completamente rivestita di armadi settecenteschi in legno bianco e oro. In direzione diametralmente opposta, verso lo scalone, si accede a due sale decorate con stucchi dorati del primo Settecento, che conducono alla Sala della Musica. La prima, la Sala del Doge, cosiddetta perché vi era esposto un ritratto del Doge Niccolò Sagredo, è decorata con una tela di Niccolò Bambini sul soffitto, La Sconfitta dei Vizi, in cui è rappresentato il dio Apollo. La seconda, la Sala del Tiepolo, custodisce una tela di uno dei più significativi rappresentanti della pittura barocca, Giambattista Tiepolo, ormai quasi illeggibile e in cui si intravedono due amorini in volo. Da questa sala basta tendere l'orecchio per farsi rapire dalle note che ancora oggi risuonano nella sala immediatamente successiva, quella della musica, e rievocano le feste da ballo dell'epoca. Qui le pareti e il soffitto sono completamente occupate dagli affreschi di Gaspar Edizioni. Credibilmente di sua mano anche le figure di Venere e Minerva. Una sala particolarmente suggestiva, non solo per i lampadari in foglia d'oro e lo stemma araldico della casata dei Sagredo sul pavimento, ma anche per la porta del passaggio segreto, opportunamente mimetizzata tra gli affreschi di una delle pareti, da cui passavano le favorite durante i ricevimenti per raggiungere discretamente l'alcova del padrone di casa. Da sei diversi ambienti del casino dei Sagredo sono state ricavate due eleganti suite, complete di saloncino e ornate di stucchi e bassorilievi di uccelli e animali esotici. Qui le influenze tardo-barocche sono evidenti. Gli artisti luganesi Carpoforo Mazzetti e Abbondo Stazio hanno evidentemente trattato questi elementi decorativi e figurativi in modo estremamente plastico e vigoroso. Uno stile che si distacca dallo spirito della decorazione di tutto Palazzo Sagredo, dove lo stucco si fa più leggero e minuto, quasi a voler richiamare il riverbero e le suggestioni della laguna su cui l'hotel Casa Gredo si affaccia.